Nuovo bentrovati su Telepia Utile News. Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una massiccia campagna mediatica sul rischio di pandemia da influenza aviaria nel nostro paese. Cerchiamo allora di capire i rischi e di sfatare anche alcuni luoghi comuni con l'aiuto di Isabella Donatelli, che è virologa dell'Istituto Superiore di Sanità e responsabile del Centro Nazionale Influenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel servizio di Alessandra Flora. Per arginare il pericolo di una possibile pandemia da influenza aviaria, lo scorso 16 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge. A tale scopo è previsto un approvvigionamento di scorte di farmaci antivirali, nonché il potenziamento delle strutture e degli organici del Ministero della Salute attraverso l'istituzione di un centro nazionale di lotta e emergenza contro le malattie animali e di un dipartimento per la sanità veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti. Il comparto della sanità veterinaria verrà potenziato con l'assunzione di 60 medici veterinari con contratto a tempo determinato e di 50 operatori esperti in prevenzione e assistenza. Inoltre verrà aumentato di 96 unità l'organico dei carabinieri dei NAS. In ogni caso, in quanto a vaccinazioni anti-influenzali, l'Italia è in linea con il resto dell'Europa. Se parliamo di Europa, il nostro paese si colloca al terzo posto dal punto di vista del consumo di vaccini. Quindi in Italia negli anni scorsi abbiamo vaccinato utilizzando circa 11-12 milioni di dosi. Il normale vaccino dell'influenza comune consigliato ogni anno nel periodo autunnale è valido anche per l'influenza aviaria? No, il vaccino che sarà commercializzato in Italia nei prossimi giorni non contiene i ceppi di influenza aviaria, quindi contiene naturalmente i tre ceppi umani di cui ci si aspetta l'arrivo, non contiene il temuto H5N1 che sta causando allarme, numerosi casi anche umani di infezione nel sud-est asiatico. Quali sono i rischi reali che corre il nostro paese? Noi abbiamo una situazione in un certo senso privilegiata perché, a differenza di altri paesi europei e mondiali, abbiamo gli istituti vaccinogeni che annualmente ci forniscono un numero molto elevato di dosi di vaccino. Certo, in una situazione di emergenza pandemica il numero di dosi richieste sarebbe notevolmente superiore rispetto a quello che normalmente si consuma in una normale epidemia stagionale. Nonostante gli interessi delle case farmaceutiche siano enormi, vaccinarsi contro l'influenza non comporta rischi, al contrario permette al nostro paese di mantenere sempre allo stesso livello il numero delle scorte. Il vaccino antinfluenzale è uno dei più tollerati, nel senso che è costituito da virus influenzali uccisi e quindi praticamente non presenta delle controindicazioni. Gli effetti collaterali, quando si manifestano, sono in genere di breve durata e di modesta entità ed in genere sono riconducibili a reazioni a carattere locale. Qual è il ruolo dell'Istituto Superiore della Sanità nel monitoraggio dei vaccini? Il ruolo principale dell'Istituto Superiore di Sanità è quello di controllare i vaccini prima della loro immissione in commercio, quindi è un controllo preventivo che va a verificare la qualità dei prodotti in termini sia qualitativi che quantitativi. Quindi è un controllo basato proprio, un controllo di qualità, e ovviamente l'Istituto, in quanto organo tecnico-scientifico del Ministero, contribuisce anche all'emanazione della circolare relativa alla campagna vaccinale annuale che viene messa dal Ministero e diramata a tutte le regioni. Appurato dunque che la comune vaccinazione per l'influenza non protegge di per sé dal virus dell'influenza aviaria, resta comunque importante con l'arrivo dell'inverno vaccinarsi contro l'influenza, per così dire, comune, che ogni anno colpisce milioni di persone e che ha anche un forte costo sociale. La Regione Lazio quest'anno ha investito 13 milioni di euro per la campagna anti-influenzale 2005, vediamo lo spot che verrà trasmesso su tutte le maggiori reti televisive regionali. Non lasciarti influenzare, vaccinati, questo è l'invito a ricorrere alla 1.400.000 dosi di vaccino acquistate dalla Regione per la prevenzione. Ogni anno in Italia milioni di persone si ammalano di influenza. Non è una malattia grave, ma per alcuni gruppi può diventarlo. Il vaccino è il modo più efficace per proteggere la tua salute e quella di chi ti sta accanto. Se hai più di 65 anni, se soffri di malattie croniche o se fai parte degli altri gruppi a rischio, puoi vaccinarti gratuitamente. Non lasciarti influenzare, vaccinati. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di